What a tutti ragazzi, benvenuti da Giochino 979. Se non sbaglio in questo ottavo gameplay di Limbo, scusate ma non mi sono andata a riaggiornare sul numero dei gameplay, quindi credo sia l'ottavo. In caso chiedo scusa, ma credo sia l'ottavo, ne sono convinta al 98%. Allora, notici noverete, comincio ad essere dislessica già dall'inizio del gameplay, è bellissimo. Avrete notato che non ho le cuffie, ho gli auricolari. Perché appunto registrando la mia immagine con la videocamera ovviamente non ho bisogno del microfono delle cuffie per registrare, quindi direi che almeno, scusate, tolgo la suoneria, direi che almeno scusate, ma allora, come stavo dicendo, direi che almeno per Limbo l'utilizzo delle cuffie non è poi tanto delle cuffione, non è poi tanto obbligato. Quindi, scusate veramente, benissimo. Allora, eravamo arrivati, ci eravamo bloccati, perlomeno mi ero bloccata, perché devo dare colpa a voi, voi siete solo gli spettatori di questo stupido gameplay. Appunto, allora, no, aspettate, stop, stop, maledizione, mi scordo sempre i comandi. Allora, di qua non mi ricordo, scusate, mi sono messa troppo centrale, io non vedo un cazzo. Ok, di qua non c'era nulla in particolare, se non sbaglio. Sì, ma la scatola che fine ha fatto? Forse è stata dall'altra parte. Niente ragazzi, allora nel frattempo che cerchiamo la scatola, volevo chiedervi scusa, sì, infatti volevo chiedervi scusa se ultimamente sto pubblicando video un po' più, diciamo, raramente tra virgolette, non più tanto frequentemente, ecco, ma appunto degli impegni che me lo impediscono. Ho cominciato a lavorare sabato, quindi insomma non, vabbè che alla fine non faccio, insomma faccio un part time, quindi non è che faccio tutte queste ore al giorno, ovviamente magari o torno stanca, stoppati, oddio, quindi o torno stanca. Allora qua eravamo, ci eravamo bloccati. L'altro gameplay infatti l'avevo chiamato la sbarra non la freghi, non lo so quindi a sto punto, quindi dicevo quando torno dal lavoro magari sono un po' stanca, però vabbè. Allora, e se provassimo a saltare di sopra? Cioè non lo so, sto facendo delle supposizioni, tanto ormai veloce. Oh, c'è una corda, basta che non finiamo schiacciati. Ok, e adesso avete visto anche voi una cosa cadere? Porca puttana, comunque sì, era caduta una cosa, ho detto avete visto anche voi una cosa cadere, ho parlato tipo maestro Yoda, però vabbè, la scatola ancora la dobbiamo riprendere. Io non ho manco visto l'orario ragazzi, scusate, perché ma saranno 2-3 minuti che ho iniziato. Perché questa maledetta videocamera, cioè io giro lo schermo per vedere appunto la mia immagine, non so per quale motivo, quando metto lo schermo in questo modo non mi fa vedere il tempo di registrazione, non so il perché. Ho visto anche fra le impostazioni, magari si poteva mettere, pare di no. Quindi mi devo guardare sempre il cellulare. No! Maledizione. Gesù. Allora, i saluti. Saluto il mio amico Raiden che ha cominciato a pubblicare il gameplay che ho commentato con lui di Tomb Raider Anniversary. Scusate, ero concentrata. E adesso? E adesso? Gesù!
Oddio, madonna, andiamo a prendere quella cosa. Quindi dicevo, saluto il mio amico Raiden che ha cominciato a pubblicare. Maledizione, che infarto! Cioè, non mi sto spaventando per... Ok, scusate, ok. Allora, per la miseria, devo beccare sempre quando sono impegnata a registrare. E questo affare cos'è? Tutto questo per romperlo? Il mio amico Raiden, che dicevo, ha cominciato a pubblicare un po' i nostri commentari su Tomb Raider Anniversary. Saluto il mio amico Fede, come al solito, anche se non credo che guarderà questo video. In caso l'hai fatto, quindi in caso hai guardato il video, lascia un commento, quindi fatti sentire. Poi saluto Mickey Power 93, che ho visto ultimamente. Non è caduto più niente. Cioè, io ho fatto tutta sta fatica per far cadere quel cazzettino che si è pure rotto. E quindi... Jason, che cazzo fai? Dicevo, saluto Mickey Power 93, che appunto ho detto sta guardando tutti i miei video, che mi ha sponsorizzato anche nel suo ultimo video di sponsorizzazione, e con il quale avevo iniziato a fare un live che dopo ho dovuto abbandonare. Sì, ma che cazzo è servito, ragazzi? Cioè, ma allora sono scema io. Cioè, che è servito farmi cadere quel coso che poi si è rotto? Cos'è questo rumore? Ah, sì! Ah! Ovvio, qua ci arrivo solo con quella scatola del cazzo! Ma come faccio? No! Come faccio? Aspettate, eh. Cioè, secondo me questo coso si può tirare, perché c'è la maniglia. No, aspetta. Allora sono scemo io, ragazzi. No, aspetta. Cioè, sono venuti a prendere con un sacco di patate. Ok. No. Ce l'abbiamo fatta alla fine. Fantastico. Quindi dicevo, stavo finendo di salutare Mickey Papa. E adesso? E adesso, stupida, dovevi far risalire la corda, cretina. Quindi sempre se faccio in tempo. Ok. Allora, non riuscirò mai a finire di salutare Mickey Papa. Che appunto mi ha sponsorizzata, che mi commenta sempre tutti i video. Che mi commenta sempre tutti i video, che mette mi piace perché me l'ha detto durante il live, che poi ho dovuto abbandonare. Aiuto, merda, aiuto, non so che devo fare, non so cosa devo fare. Ok, aspettiamo l'entrata in terapia.
Che schifo! L'ha fatto in mille pezzi! No, vabbè, noi ci siamo abituati. Perché noi giochiamo a Happy Wheels. E così. Ma porca puttana! Porca puttana! Ah, adesso ho capito cosa devo fare. Ok. Ah, ok, non voglio dire lo spago. Allora. Puoi fare prima così. Veloce, veloce, scatola di merda. Veloce. Velocissimo, porca puttana, veloce. Aiuto. Merda, non ce la farò mai. No. Che sano. Ok, vabbè. Ah, maledizione. Questo giochino è troppo pieno di enigmi. No, in quel modo non ce la fa umanamente. Problema. Che appunto l'unico modo per arrivare lassù a casa stare due scatole. Ma abbiamo già provato, in quel modo non va. No, non va. Che ci sarà là dietro, un cazzo. No. No. Che schifo, povero Gesù. Quanti minuti siamo? Più o meno. O forse devo fare così. Anche se non ce la farò umanamente. Puttana! Merda! Ok, sei morto già, basta. Ora mi schiaccia la scatola. Sì, no! Vaffanculo! Jason, sei un bastardo! Ispira niente di buono. Ah, cos'era? Era uno di quei figli. Era uno dei figli del ragno gigante che si vuole vendicare. Cos'è questo bruttissimo rumore? Mosca gigante! Mosca, ti ho mai detto che ti voglio bene? Mosca, c'è un pantanati qui nella merda. Moschina, mosca, puzzola, puzzola. Mosca! Sì, me ne vado, ok. Aspetta però. Aspetta a volare, bastarda pezza di merda, che non sei altra. Ma ce la farò, guarda. Mosca, sei una bastarda. Mi devo aggrappare alle tue zampe merdose, non solo devo fare questo sforzo, e scappi pure. Bastarda di una mosca. Ah! Ecco perché noi vi uccidiamo nel nostro mondo, capisci? Capisci perché? Non solo mangi merda, fai anche la preziosa. Non solo mangi la merda, fai anche la preziosa.
No, non ci sono io qui, eh. Fai finta di niente. Fai finta di niente. Ah! Maledetta vibrazione del cazzo! Oh, puttana merda! Scusa il disturbo, ho capito, ma... Mannaggia la puttana! Ok. Non ci sono io qui, mosca, io non esisto, pensa a mangiare la tua merda. Si può fare una ogni volta quest'altra fila? Adesso ho mangiato, sporca merda! Ma ti odio, sei una stronza! Ragazzi, ditemi voi se questa può essere una cosa normale. Allora, guarda, te la schiaccio la tua merda, guarda, guarda, tanto porta fortuna, pezza di merda. Ecco. Vabbè ragazzi, allora lasciamo il nostro Jason a pulirsi un po' i piedi dopo aver schiacciato la merda, qui nella pozza d'acqua, ma ti devo prendere. Adesso mi ci sono intestardita. Cioè, ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Lasciamo Jason alla mercé di questa mosca molto antipatica. E quindi direi che ci vediamo nel prossimo gameplay, ragazzi. Mi raccomando, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, un commentino, andatevi ad iscrivere sulla mia pagina Facebook. E niente, quindi aspettate, non so, pazientemente direi soprattutto il prossimo video. Quindi ragazzi, un saluto. Un bacione a te e a tutti da Giocherina 979. Ciao!